commentare questo pareggio, due squadre, Avellino e Perugia, che non arrivavano a questa partita da un momento particolarmente felice, alla fine ne è uscito un pareggio. Innanzitutto un tuo commento su questo match. Ma è stata secondo me una bella partita, abbiamo creato penso un buon calcio entrambe le squadre, il primo tempo forse più l'Avellino, il secondo poi più noi. E il pareggio ci sta, un punto a testa, però con forse un pizzico di fortuna potevamo vincerla noi alla fine. Vediamo un po' gli episodi, perché voi avete protestato molto per un fallo di calcio, un calcio di rigore che non vi è stato concesso, poi vi è stato concesso invece un altro per un fallo, forse c'era meno, i replay evidenziano che Molina non la tocca col braccio. Le vostre impressioni dal campo? È stata una partita molto maschia e dura in ogni caso, a prescindere dagli episodi. Sì, sicuramente è stata una partita maschia, commentare gli episodi penso sia inutile, gli errori si fanno, li fanno i giocatori, li fanno gli arbitri e c'è poco da commentare. Penso che il primo episodio su di me fosse calcio di rigore, il secondo non l'ho assolutamente cercato perché non sono uno che simula, il terzo poi che c'era o non c'era, diciamo che compensa quello che forse è andato al Cremona settimana scorsa. Volevo farti un'ultimissima, brevissima domanda su Rastelli, che è stato il tuo tecnico al Cagliari, con cui hai realizzato il primo dei due gol, il secondo stasera l'Avellino. Come ti ha parlato dell'Avellino? Perché in passato c'è stata anche la possibilità che tu vestissi il biancoverde. Sì, l'Avellino mi ha cercato, però penso che le altre squadre mi abbiano cercato con più fortemente, se no sarei andato là.